Ciao ragazzi, ben ritrovati da ZW Jackson, questo nuovo episodio della nostra unità carriera allenatore con il Palermo. Nello scorso episodio, grandissimi risultati, soprattutto la vittoria esterna contro la Roma, ragazzi, ci ha gasato un sacco. E siamo qui nella partita di San Siro contro l'Inter. Inter che è ben messo in classifica. Noi però veniamo da un pareggio che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca. E cerchiamo in tutti i modi di tirar su subito il nostro morale. Tutto pronto a San Siro. L'Inter affronterà il Palermo. Guardate l'atmosfera fantastica di San Siro. Stadio gremito. Può essere come una finale di Champions per il Palermo andare a giocare in uno stadio come San Siro. Vediamo qua inquadrato il nostro Angel Correa con 13 gol. Miglior marcatore della competizione e si parte. Buono subito Sanchez, che recupera un pallone importante. Sanchez vede lanciato Munir. Munir, occhio perché siamo già con la possibilità di andare in vantaggio. Munir! Munir, ragazzi, al quarto minuto. Munir! Grandissimo sempre Sanchez che recupera palla, vede l'incursione di Munir a tu per tu contro Handanovic, l'esterno di Mancino, Munir. Quinto gol in Serie A, team al quarto, Palermo già in vantaggio. Occhio adesso, Guarina in aria, l'Inter con Guarin, il miracolo di Sorrentino. La palla resta ancora lì, Sorrentino. Mamma mia, capitano d'applausi, il nostro Stefano Sorrentino, che ancora all'Inter. Brozovic, buono Jovetic, che riesce a buttare dentro per Mister 40 milioni di Ndombia, dentro per Dodò, il cross qua Alvarez. Alvarez spreca tutto, incornata che non gli riesce. E restiamo ancora con un punteggio di 1-0 per il nostro Palermo. Occhio adesso all'Inter, Jovetic in aria, Guarin! Sorrentino ancora! I miracoli del nostro capitano! Occhio, Ndombia la mette dentro, arriva il pareggio di Jovetic. Stefan Jovetic, l'Inter pareggia, pareggio meritato, soprattutto perché ci stavano attaccando da 20-25 minuti buoni. Grandissima qua l'azione tutta di prima che porta al gol del Montenegrino. Grandissimo gol per Stefan Jovetic, nono gol in Serie A team. Occhio però adesso al cross in mezzo, Sorrentino costretto a uscire coi pugni. C'è Correa, Correa nell'uno contro uno, contro Montoya, e lo salta. Correa! Madò, tutta la difesa dell'Inter contro Correa a commettere fallo per fermarcelo. Che giocatore. Ancora Bernardeschi. Buono l'inserimento di Correa alle spalle di Miranda. Correa! Punta Miranda, lo salta. Ancora Correa! Entra in aria! Il nostro Angel! Dentro! Schürmann, il tiro rimpallato! Peccato per il nostro giovanissimo Schürmann. Qua che era riuscito ad andare al tiro anche dopo un'azione veramente strepitosa di Bernardeschi. Intanto qua ancora l'Inter. Occhio, perché ha la possibilità di andare al tiro con Muriglio. Rimpallati. Ancora Sherman. Ancora per Bernardeschi. Cason addomestica un pallone difficile. Riesce a resistere alla carica di Alvarez. Munir qua. Punta Montoya, lo salta diretto. Buono per Cason. Cason, buonissimo per Correa. La posizione regolare di Correa. Anche a Correa. Entra in aria. Il dribbling pazzesco. Anche a Correa. Rimpallato, che dribbling aveva fatto anche a Correa, oh mio Dio. Sherman, vede il lancio di Correa, la posizione è regolare? La posizione era regolare. L'Inter ci prova in tutti i modi, qui sbagliamo noi. Qui sbagliamo noi ancora Alex Telles. Dentro, guarda, dentro Alvarez. Il gol dell'Inter, il gol dell'Inter, Ricky Alvarez. Ricky Alvarez al 92esimo, dopo un nostro errore, Ricky Alvarez ci punisce. 2-1 al 91esimo. Proviamo fino alla fine a cercare il pareggio, cosa che sarà veramente difficile. Anche perché ci resta pochissimo tempo. Qua a Calabria non sappiamo neanche a chi darla. Proviamo a Viglialba. Ancora rimessa. Non c'è tempo, non c'è abbastanza tempo. L'Inter sbanca così in rimonta. Partita deludente, però vediamo che anche la Juve perde. Pua, partita deludente, non mi aspettavo di perdere in questo modo. Vediamo che sia Genoa che Roma ci risuperano. E adesso è veramente difficile perché
Non possiamo perdere proprio neanche un punto. Ok, ragazzi, sto facendo gli allenamenti. Per Munir, Correa, Sanchez, Boscagli e Calabria. Salgono meglio, soprattutto Munir e Sanchez. E ragazzi, proseguiamo. E eccolo qua. La prossima partita sarà in casa contro il Napoli. Ci arrivano ancora delle lezioni finali. Ovviamente poi me le guardo io da solo. Ok ragazzi, quindi ci possiamo subito lanciare nella partita di Serie A Team contro il Napoli. Possiamo dire che anche Correa è stato scavalcato nella classifica marcatori, quindi stiamo un attimo rallentando e lo si vede. Però contro il Napoli all'andata ci ricordiamo quel gol lì del Napoli. Punizione di Higuain da centrocampo, cross in mezzo e gol, ce lo ricordiamo tutti quanto mi ha fatto arrabbiare quel gol. Ragazzi, io mi voglio vendicare contro l'Inter, non sono riuscito. Ci rifaremo l'anno prossimo, tranquilli. Eccoci qui, sotto la pioggia battente del Renzo Barbera. Palermo, Napoli. Palermo che si schiera con la classica formazione solare, con il 4-3-3. Ed è tutto pronto. Via, partiti. Napoli. Che cercherà di espugnare uno stadio così difficile come il Renzo Barbera e Palermo che cercherà la vittoria in tutti i modi. Bernardeschi, ancora Correa, ancora Bernardeschi, va via Gulam, molto bene. Bernardeschi, Gulam sbaglia anche l'entrata in scivolata. Bernardeschi prova a entrare in aria, peccato nel tocco di Koulibaly che non ci fa effettuare il tiro, comunque un passaggio in mezzo. Palermo che sta partendo bene. Come sempre ormai. Dobbiamo tenere questo ritmo. Correa. Buono. Buono Correa che fa tutto perfetto. Anche il Correa. Il gol del Palermo. Che gol qua ragazzi. Che gol qua ragazzi. L'urlo alla telecamera. Perché vuol dimostrare che è lui il miglior marcatore della Serie A. Guardate qua. Prende tempo al limite dell'area. Dribbling. Con una finta di corpo e tiro a distruggere Pepperina. Nell'angolino più basso, Correa, Palermo in vantaggio al 12esimo. Buono ancora Munir contro Maggio, fallo di Cristian Maggio sul nostro spagnolo. Occhio perché qua Sanchez può andare a cercare le teste dei nostri giocatori più alti. Sanchez invece è uno schema, Lazar però non riesce a colpire bene di testa. Però la palla è ancora nostra, Lazar buono per Sanchez. Sanchez, ottimo qua il dribbling secco, Schürman. Dentro ancora per Correa, Jorginho, ferma tutto bene però. Higuain, che accelerazione ragazzi del Pipita! Ancora Higuain, prova il tiro cross in mezzo! Buonissima la risposta della nostra difesa, che riusciamo anche a partire in contropiede con Keyson. Buono il numero su Gulam, ancora Keyson, accelera, l'ha visto! Cristian Maggio però ha capito tutto. Buonissimo Schürman che semina il panico, Bernardeschi. Ok, c'è anche Schürman lì libero. Bernardeschi, prova a dare da solo. Bernardeschi! E non riusciamo a segnare proprio con Federico Bernardeschi. È zero. L'ex Fiorentina, calciatore che si è reso famoso per la serie Giovani Promesse. Buonissima l'azione! Schürman! Schürman! Pepreina para! Buonissima l'azione qua di Sanchez che recupera questo pallone importante. Intanto io stavo dicendo che non vedevo l'ora che arrivasse. Che arrivasse Carrillo, così da poter togliere Bernardeschi ed affidarci ad un top player già maturo per le competizioni europee che io spero di riuscire a raggiungere o comunque per il campionato. Tanto Lazar qui il tiro facile parata del portiere ex Liverpool e ex Bayern Monaco. Buono, prova ad entrare ancora in aria. Dentro Gulam Novanda, che cazzo fate? Che cazzarola fate? Il pareggio del Napoli, ragazzi. Sanchez, perché? Perché? Al 76esimo Gulam. Tiro raso terra, proprio di quei tiri che sbagli quando clicchi troppo lentamente. Sanchez era lì. Purtroppo si è fatto trovare nel momento sbagliato. Schürman intanto. Buono. Schürman, prova ad accelerare lui. Resista le cariche. Schürman per Bernardeschi. Bernardeschi contro Koulibaly. Bernardeschi. Entra in aria. Bernardeschi!
Non riesce a segnare. Higuain supera Boscagli. Higuain che accelera così, mamma mia, strepitoso. Il Pipita che va anche al cross Sorrentino, costretto a spazzare. Non lo so qui chi abbia colpito, però non è riuscito ad andare in porto il suo tiro. Quindi rimessa Sorrentino per Calabria, 89esimo. Calabria sbaglia lo stop, però riesce in qualche modo a darla giusta per Boscagli, che fra le linee trova Correa. Buonissimo, Keyson. Vede dall'altra parte Munir. Ghoulam, più veloce e meno stanco. Qua 2 minuti di recupero. Palermo proverà in tutti i modi a cercare la vittoria. Però anche il Napoli qua con Manolo Gabbiadini. Buono Lazar. Possiamo andare. No, finisce anche questo qua di match. Troviamo soltanto un punto. Palermo-Napoli. Peccato perché ci meritavamo veramente la vittoria. Due partite contro due big. Che ci fanno faticare molto, ci fanno vedere che noi possiamo fare il massimo e alla squadra avversaria basta davvero nulla per punirci e per prendere punti contro di noi. Questa cosa qui non mi va tanto a genio. E quindi adesso facciamo gli allenamenti. Ok, ragazzi, allenamento in gran parte per centrocampisti e difensori. Buono qua Sanchez che sale, buono anche Bernardeschi, finalmente lo sto allenando in finalizzazione potenziosa perché non ce la faccio più, questo giocatore che non segna, poi di per Sanchez e Boscagli. Ok, la prossima partita è contro l'Empoli, partita che secondo me è la più facile delle tre in questo episodio, anche se siamo fuori casa, però qua mi aspetto una vittoria a dir poco schiacciante. Vediamo che i nostri giocatori qua sono abbastanza fuori forma, quindi evidentemente cercherò di fare una formazione semi di riserve. L'Empoli, andiamo a vedere che si trova al 12° posto dietro Bologna e Chievo con 35 punti, noi ne abbiamo 42, siamo 7 punti sopra, ma la voglia di riscatto è tanta e andiamo subito a giocare in Toscana.